Buongiorno a tutti, sono la professoressa Cristina Duranti, docente di Scienze Applicate. Oggi il caffè me lo offro io, rigorosamente senza zucchero. Eh sì, perché anche in questo periodo, anzi direi soprattutto in questo periodo, dobbiamo stare molto più attenti alla nostra alimentazione. Quante volte in questi giorni per noia, oppure mentre siamo davanti alla televisione, abbiamo aperto il frigorifero che ormai sta diventando il nostro miglior amico. Le immagini che ci giungono dai telegiornali ci mostrano persone in fila fuori dai supermercati o con carrelli traboccanti di cibo, come se ci fosse più paura di morire di fame che per colpa del virus. Eppure in Italia un adulto su due e un bambino su quattro soffre di obesità. Forse un periodo di restrizione calorica può farci solo bene. E allora, per evitare di terminare la quarantena rotolando come palle da bowling, ecco alcune semplici regole. Come dice la prima regola, evitiamo di saltare i pasti. La colazione è e deve essere un pasto fondamentale. E allora, in questo periodo di stop forzato, prendiamoci del tempo per fare una sana colazione e soprattutto con calma, senza dover guardare l'orologio e trangugiare un caffè di corsa. Non possiamo uscire all'aperto. Ma nessuno ci vieta di fare attività fisica a casa nostra. E allora, lasciamoci aiutare dalle indicazioni dei nostri docenti di educazione fisica. La noia spesso ci porta a pensare al cibo come un passatempo, ma non c'è nulla di più sbagliato. E allora, come capire se stiamo mangiando per noia oppure per fame? Basta chiederselo. Mentre stiamo mangiando, chiediamoci se effettivamente abbiamo fame. E quindi dobbiamo fermarci e ascoltare il nostro corpo. Per evitare di strafogarci di junk food, prepariamo degli spuntini salutari, della frutta fresca, lo yogurt, la frutta secca. Sicuramente possono esserci di grande aiuto per placare la fame tra una video lezione e l'altra, oppure durante lo studio pomeridiano. Come avete sentito, le regole sono molto semplici. Ora spetta a voi, anzi a noi, metterle in pratica. Vi abbraccio tutti virtualmente e spero di vedervi molto presto, soprattutto in gran forma.